Buonasera a tutti, io mi trovo in Parlamento europeo, ma mi arrivano delle immagini da Manfredonia molto toccanti perché oggi i cittadini manfredoniani insieme a tutte le associazioni sono scesi in piazza per ribadire il proprio no al mega deposito GPL targato Energas. I cittadini manfredonia lo fanno anche in forza di un referendum che già si è tenuto a Manfredonia e che ha stabilito che oltre il 95% dei votanti è contrario all'installazione di questo mega deposito GPL. Io ho presentato un'interrogazione alla Commissione europea chiedendo di bloccare quest'opera, che come sapete bene potrebbe insistere in terreni dove già c'è stata una procedura di infrazione europea. Sarebbe un ritorno al passato in una città come Manfredonia che ha già pagato tanto dal punto di vista ambientale. Significherebbe non rispettare anche quello che è stato decretato dai cittadini di Manfredonia. I cittadini oggi scendono in piazza perché purtroppo c'è lo spettro che il governo della Meloni possa approvare questo mega deposito GPL. Ebbene, noi come Movimento 5 Stelle ci siamo sempre schierati contro quest'opera, lo abbiamo fatto a tutti i livelli e in sinergia con i nostri consiglieri comunali manfredoniani, con tutti i portavoce di Foggia, lavoriamo da tempo affinché a tutti i livelli possa arrivare la voce dei cittadini manfredoniani. E l'ho fatto anch'io in Europarlamento con un'interrogazione presentata alla Commissione europea che dica una volta e per sempre no ad Energas.